Recuperare i rifiuti nell'ottica dell'economia circolare è l'aspetto principale del documento definitivo di modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti. L'atto rappresenta il frutto di un lavoro di concertazione durato 2 anni e prevede consistenti investimenti per incentivare la raccolta differenziata, in particolare quella domiciliare che nel 2015 ha toccato una percentuale del 49%. L'obiettivo è centrare il 67% nel 2020 ed il 70% nel 2022 attraverso una serie di azioni in parte già avviate per la riorganizzazione del servizio ed il potenziamento della rete dei centri di raccolta sparsi nelle diverse aree della regione. A questo si aggiunge una rivisitazione dei trattamenti eseguiti negli impianti dell'indifferenziato che consentiranno di recuperare dai rifiuti almeno il 15% di materiali riciclabili, riducendo ulteriormente i conferimenti in discarica. Un progetto ambizioso che, secondo il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Mario Mazzocca, dovrebbe consentire di scongiurare l'installazione in Abruzzo di un termovalorizzatore, così come previsto nel decreto Sblocca Italia, visto che, sostiene sempre la regione, le quantità di pattume da lavorare non ne consentirebbero la sostenibilità non solo in termini ambientali ma anche tecnici ed economici. La regione si aspetta che un ruolo da protagonisti venga rivestito dai cittadini e dalle amministrazioni comunali, che avranno il compito di rendere i traguardi fissati. Secondo la regione, questo progetto permetterà all'Abruzzo di essere pienamente in linea con i target fissati dalla Commissione europea, che per il 2020 prevedono una percentuale di raccolta differenziata pari al 50% del totale dei rifiuti prodotti, che oggi sfiorano le 600.000 tonnellate l'anno.